ex VIP del Grande Fratello, Perla e Mirko non li sopporto. Non si può stare simpatici a tutti e questo lo sanno bene Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La coppia ha un esercito di fan, che ha portato l'ex Geffina alla vittoria nell'ultima edizione del Grande Fratello. Anche nella casa di Cinecittà Lavatiero ha diviso i concorrenti. C'è chi l'ha apprezzata e si è avvicinato a lei e chi invece come Beatrice Luzzi ha sempre nutrito dei dubbi. Adesso anche una ex concorrente del Grande Fratello VIP ha criticato Perla e il suo fidanzato. Perla e Mirko, le critiche di Carlotta Dell'Isola. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Carlotta Dell'Isola ha dichiarato di non sopportare Brunetti e Lavatiero e poi ha detto la sua anche su Raul Dumitras e Martina De Johannon di Temptation Island. Non li sopporto assolutamente. Fanno bene a cavalcare l'onda, ma da qui a farmeli piacere. Troppa acqua sotto i ponti dovrà passare. Cosa penso di Raul e Martina di Temptation Island? Se in questo momento qualcuno nominasse la parola vendetta a me, verrebbe in mente proprio lui. Vede dei filmati e puff, si va a baciare la tentatrice. Lui è davvero incontentabile. Il primo anno di matrimonio è stato all'insegna della scoperta. In 8 anni di fidanzamento non avevamo mai convissuto con mio marito e quindi è stato pieno di nuovi inizi. Ad oggi, se devo fare un bilancio, direi un viaggio super bello. Risceglierei Nello come mio compagno di vita altre 100 volte. Come mai abbiamo partecipato a Temptation Island? Una grande crisi che ci aveva fatto allontanare nel corso dell'ultimo anno. Un anno complicato per tutti, quello capeggiato dalla pandemia. Cosa è venuto dopo il GF VIP? C'è stato un dopo a quell'esperienza in realtà. Le Iene, il Salone delle Meraviglie, D'Amore e D'Accordo e un programma che andrà in onda il prossimo autunno. Ma, in realtà, spero che questo sia solo l'inizio.